Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi di un corso in miracoli e quindi volevo continuare con l'ottavo capitolo che ci parla del dono della libertà. Il corso ci dice che se la volontà di Dio e per te è pace e gioia totale, se non provi solo questo, vuol dire che stai rifiutando di riconoscere la sua volontà. La sua volontà non vacilla, essendo per sempre immutabile. Quando non sei in pace, può solo essere perché non credi di essere in lui. Eppure egli è tutto in tutti. La sua pace è totale e tu devi esserne parte. Le sue leggi ti governano perché governano ogni cosa. Non puoi esentarti dalle sue leggi, anche se puoi disobbedirli. Eppure se lo fai, e solo se lo fai, ti sentirai solo e indifeso perché ti stai negando ogni cosa. E tu eri nell'oscurità fin tanto che la volontà di Dio non è stata fatta completamente da ogni parte della figliolanza. La guarigione non viene da nessun altro. Devi accettare la guida dall'interno. La guida deve essere ciò che vuoi o sarà senza significato per te. Ecco perché la guarigione è un'impresa fatta di collaborazione. La guarigione riflette la nostra volontà congiunta. Questo è ovvio quando consideri a cosa serve la guarigione. La guarigione è il modo in cui la separazione viene vinta. La separazione viene vinta dall'unione. Non può essere vinta dalla separazione. La decisione di unirsi deve essere inequivocabile o la mente stessa sarà divisa e non intera. La tua mente è il mezzo attraverso il quale determini la tua condizione, perché la mente è il meccanismo della decisione, è il potere tramite il quale separi o unisci. E conseguentemente provi dolore o gioia. Posso offrire la mia forza per rendere invincibile la tua, ma non posso oppormi alla tua decisione senza competere con essa e quindi violare la volontà di Dio per te. Niente di ciò che Dio ha creato può opporsi alla tua decisione. Niente, poiché niente di ciò che Dio ha creato può opporsi alla sua volontà. Dio ha dato alla tua volontà il suo potere, che io posso solo riconoscere in onore della sua. Io posso insegnarti, ma solo tu puoi scegliere di ascoltare il mio insegnamento. Come potrebbe essere altrimenti dal momento che il regno di Dio è libertà? La libertà non può essere appresa tramite alcun tipo di tirannia e la perfetta uguaglianza di tutti i figli di Dio non può essere riconosciuta attraverso il dominio di una mente sull'altro. I figli di Dio sono uguali nella volontà, essendo tutti la volontà del loro Padre. La Santa Trinità è santa perché è uno, una. Se escludi te stesso da questa unione, stai percependo la Santa Trinità come separata. Devi essere incluso in essa perché essa è tutto, a meno che tu non prenda il tuo posto in essa e non adempia la tua funzione come parte di essa. La Santa Trinità sarà privata di tutto. Tanto quanto te, nessuna parte di essa può essere imprigionata se si vuole conoscere la verità. Quindi, continuando con questo capitolo, il corso ci parla della volontà indivisa della figliolanza e ci domanda così: puoi forse essere separato da ciò che ti identifichi ed essere in pace? Quindi,
La dissociazione non è la soluzione, è un delirio. Coloro che delirano credono che la verità è lì e assalirà e non la riconoscono perché preferiscono l'illusione, siccome giudicano la verità come qualcosa che non vogliono. Percepiscono le loro illusioni che bloccano la conoscenza. Quindi da soli non possiamo fare nulla, ma insieme le nostre menti si fondono in qualcosa il cui potere va ben oltre il potere delle sue parti separate. Non essendo separata, la mente di Dio si stabilisce nella nostra e come nostra. Questa mente è invincibile perché è indivisa. La volontà è indivisa della figliolanza è il creatore perfetto, essendo interamente a somiglianza di Dio, del quale essa è la volontà. Tu non puoi esimerti da essa se vuoi comprendere ciò che è e ciò che tu sei. Credendo che la tua volontà è separata dalla mia, tu stai esimandoti della volontà di Dio che è te stesso. Ma guarire è sempre rendere intero, pertanto guarire significa unirsi a coloro che sono come te, perché percepire questa uguaglianza è riconoscere il Padre. Se la tua perfezione è in Lui e solo in Lui, come puoi conoscerlo senza riconoscerlo? Il riconoscimento di Dio è il riconoscimento di te stesso. Non c'è separazione tra Dio e la sua creazione. Ti renderai conto di ciò quando comprenderai che non c'è separazione tra la tua volontà e la mia e di tutta la figliolanza. Nel momento in cui noi ci uniamo a Lui. Sia gloria all'unione di Dio e ai Suoi santi figli. Tutta la Sua gloria sta in essi, perché essi sono uniti. I miracoli che facciamo testimoniano la volontà del Padre per Suo Figlio e la nostra gioia nell'unirci alla Sua volontà per noi. La nostra unione è pertanto il modo per rinunciare all'ego in te. La verità in entrambi va oltre l'ego. Il nostro successo nel trascendere l'ego è garantito da Dio. Ogni volta la paura si insinua in qualunque punto lungo il cammino verso la pace è perché l'ego ha tentato di unirsi a noi nel viaggio e non lo può fare, avendo sentore della sconfitta e arrabbiato per essa. L'ego si vede rifiutato e diventa vendicativo. Tu sei invulnerabile alla sua vendetta. Lo Spirito Santo ha una sola direzione per tutte le menti. Quindi non perdiamo di vista la sua direzione attraverso le illusioni, perché solo le illusioni che ci sia un'altra direzione possa oscurare quella che la voce di Dio parla in tutti noi. Non accordare mai all'ego il potere di interferire col nostro viaggio. Non ne ha, perché il viaggio è la via verso ciò che è vero. Lasciati alle spalle ogni illusione e vai oltre ogni tentativo dell'ego di trattenerti. Quindi, dopo che ci ha dato praticamente la definizione e ci ha spiegato qual è il dono della libertà, ci ha spiegato la volontà indivisa della figliolanza, il corso ci spiega che cos'è il tesoro di Dio. E quindi ci dice che noi siamo la volontà congiunta della figliolanza, la cui interezza è per tutti. Iniziamo il viaggio di ritorno partendo insieme e radunando i nostri fratelli man mano che proseguiamo insieme. Ogni aumento della nostra forza è offerta a tutti,
affinché anche essi possano mettere da parte la loro debolezza e aggiungere in noi la forza. Il benvenuto di Dio ci attende tutti ed Egli ci darà il benvenuto. Non dimenticare il regno di Dio per nulla al mondo. Il mondo non può aggiungere nulla al potere e alla gloria di Dio e ai suoi santi figli, ma può accecare i figli nei confronti del Padre se essi lo guardano. Non puoi guardare il mondo e conoscere Dio, solo uno è vero. Non sta a te scegliere cos'è vero. Se fosse così, avresti distrutto te stesso. Ma Dio non ha voluto la distruzione delle sue creazioni, poiché le ha create per l'eternità. La sua volontà ti ha salvato, non da te stesso, ma dalla tua illusione di te stesso. Egli ti ha salvato per te stesso. Ciò che Dio e i suoi figli creano è eterno, ed è in questo e solo in questo è la loro gioia. Ascolta la storia del figlio il prodigo e impara cosa sono il tesoro di Dio e il tuo. Questo figlio di un padre amorevole lasciò la sua casa e pensò di aver sprecato tutto per cose senza alcun valore. Sebbene allora non avesse compreso l'assenza di valore, egli si vergognava di ritornare da suo padre perché pensava di averlo offeso. Ma quando ritornò a casa, il padre gli ha dato il benvenuto con gioia perché il figlio stesso era il suo tesoro. Egli non voleva altro. Dio vuole solo suo figlio perché suo figlio è il suo solo tesoro. Tu vuoi le tue creazioni come Egli vuole le sue. Le tue creazioni sono il tuo dono alla Santa Trinità, create in gratitudine per la tua creazione. Esse non ti lasciano più di quanto tu non abbia lasciato il tuo Creatore, ma estendono la tua creazione come Dio ha esteso se stesso a te. È forse possibile per le creazioni di Dio stesso trarre gioia da ciò che non è reale? E che cos'è reale se non le creazioni di Dio, quelle che sono state create come le sue? Le tue creazioni ti amano come tu ami tuo padre per il dono della creazione. Non c'è altro dono, tu sei eterno e pertanto non c'è nessun altro dono che sia vero. Come puoi dunque accettare o dare qualsiasi altra cosa e aspettarti in cambio della gioia? E cos'altro vorresti se non la gioia? Tu non hai fatto né te stesso né la tua funzione, hai solo preso una decisione di non essere degno di entrambe. Eppure non puoi renderti indegno perché sei il tesoro di Dio e ciò che Egli dà valore è di valore. Non si può dubitare del suo valore perché il suo valore sta nel fatto che Dio condivide se stesso con esso e ne stabilisce il valore per sempre. La tua funzione è di accrescere il tesoro di Dio creando il tuo. La sua volontà riguardo a te è la sua volontà per te. Egli non vuole portarti via la creazione perché la sua gioia è in essa. Tu non puoi trovare gioia se non quello che fa Dio. La sua gioia sta nell'averti creato ed Egli estende la sua paternità a te affinché tu possa estendere te stesso come ha fatto Lui. Tu non lo comprendi perché non lo comprendi. Nessuno che non accetti la sua funzione può comprendere ciò che sia, e nessuno può accettare la propria funzione se non sa cosa egli stesso sia. La creazione è la volontà di Dio. La sua volontà ti ha creato per creare. La tua volontà non è stata creata separata dalla sua, e così
devi volere come lui vuole. Una volontà non disponibile non significa nulla, essendo una contraddizione, e in termini che in effetti non significa nulla. Quando pensi di non essere disposto a volere con Dio, non stai pensando. La volontà di Dio è pensiero, non può essere contraddetta dal pensiero. Dio non contraddisce se stesso ed i suoi figli, che sono come lui. Non possono contraddire se stessi o lui, eppure il loro pensiero è così potente che possono persino imprigionare la mente del figlio di Dio, se così scelgono di fare. Questa scelta rende sconosciuta la funzione del figlio a lui stesso, ma mai al suo creatore, dal momento che non è sconosciuto al suo creatore, è sempre per lui possibile conoscerlo. Quindi l'intero potere del figlio di Dio risiede in tutti noi, ma non in ciascuno di noi da solo. Dio non vuole che siamo soli, perché egli non vuole essere solo. Ecco perché ha creato suo figlio e gli ha dato il potere di creare come lui. Le nostre creazioni sono sante come noi, e noi siamo i figli di Dio stesso, santi quanto lui. Attraverso le nostre creazioni estendiamo il nostro amore e così aumentiamo la gioia della Santa Trinità. Tu non comprendi questo perché tu, che sei il tesoro di Dio stesso, non ti consideri di valore dal momento che credi in ciò che non può capire niente. Dio ha unito tutti i suoi figli a se stesso. Puoi forse essere separato dalla tua vita e dal tuo essere? Il viaggio verso Dio è semplicemente il risveglio della conoscenza di dove sei sempre e di ciò che sei per sempre. È un viaggio senza distanza verso una meta che non è mai cambiata. La verità può essere solo conosciuta tramite l'esperienza. Essa non può essere descritta né spiegata. Quello che Dio ha voluto per te è tuo. Egli ha dato la sua volontà al suo tesoro, di cui essa è il tesoro. Il tuo cuore sa dov'è il tuo tesoro, così come il suo. Tu che sei l'amato di Dio, sei interamente benedetto. Impara questo e libera la santa volontà in tutti coloro che sono benedetti quanto te. Quindi il corso cosa ci sta insegnando? Ci sta dicendo che noi siamo il tesoro di Dio. Perché? Perché noi siamo la sua creazione. Egli ha esteso il suo pensiero alla sua creazione e ci ha dato la volontà di creare. Quindi noi siamo creatori come il nostro creatore. Noi siamo uniti alla creazione, siamo creatori come il nostro creatore. Quindi l'intero potere del figlio di Dio risiede in tutti noi, mai in ciascuno. Ecco perché bisogna collaborare tutti quanti, perché noi siamo la stessa mente. Allora, io mi fermo qui e vi aspetto con il prossimo video, così andiamo avanti con questi insegnamenti del corso. Nell'augurarvi una bellissima giornata, vi ricordo che se vi è piaciuto di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Grazie e ciao a tutti, una bellissima giornata a tutti voi.